GF VIP, anticipazioni puntata 14:11, Rossetti, Romita e Onestini in collegamento. Mancano poche ore all'inizio di una delle puntate più attese della settima edizione del GF VIP. A qualche giorno dall'ufficializzazione della presenza di alcuni casi di Covid tra le mura di Cinecittà, Alfonso Signorini sta per condurre una diretta con il cast decimato. Federica Panicucci. Però, a Mattino 5 ha anticipato che stasera tutti e quattro i vipponi risultati positivi al coronavirus si collegheranno con il presentatore e aggiorneranno il pubblico sulle loro condizioni di salute. Oggi, lunedì 14 novembre, andrà in onda una nuova puntata del GF VIP, la prima dopo lo scoppio di un focolaio Covid nella casa. Questa sera, dunque, Signorini dovrà condurre una diretta complicata che, salvo colpi di scena, dovrebbe iniziare proprio con le spiegazioni su come il coronavirus sia arrivato tra le mura di Cinecittà. Al termine dell'appuntamento odierno con Mattino 5, Federica Panicucci ha confermato la positività di quattro concorrenti del reality Mediaset e ha dato un'anticipazione su quello che accadrà tra poche ore su questo argomento. Spoiler, stasera Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini saranno in collegamento con Alfonso. Ha fatto sapere la presentatrice di Canale 5 nella tarda mattinata di oggi. I quattro vipponi che sabato scorso sono risultati positivi al tampone, dunque, il 14 novembre si collegheranno con lo studio del GF VIP per aggiornare fan e curiosi sul loro stato di salute. Federica Panicucci ha confermato che Rossetti, Gnocchi, Romita e Onestini stanno bene e attualmente si trovano in isolamento, probabilmente in una stanza d'albergo, nell'attesa di negativizzarsi. Alfonso Signorini, dunque, nel corso della puntata di stasera parlerà di quello che è successo all'interno della casa nel weekend. Quando Patrizia ha avuto la febbre alta ed è stata costretta ad uscire per ulteriori accertamenti. La presenza del Covid tra le mura di Cinecittà è stata ufficializzata con un comunicato stampa nel tardo pomeriggio di sabato 12 novembre. Quando hanno lasciato momentaneamente il gioco anche Luca, Charlie e Attilio. I concorrenti che in questo momento non sono nella casa perché positivi al coronavirus potranno tornare in gioco non appena guariranno completamente. Alla puntata del GF VIP di lunedì 14 novembre, dunque, parteciperanno anche i quattro concorrenti che da sabato scorso sono in quarantena a causa di una positività al Covid. Luca, Charlie, Patrizia e Attilio si collegheranno con il presentatore e racconteranno come stanno vivendo queste giornate di isolamento in un ambiente diverso dalla casa più spiata d'Italia. Il numero dei contagiati, però, domenica sera è aumentato, tramite il proprio profilo Instagram. Pamela Prati ha fatto sapere di essere risultata positiva dopo una nottata difficile. La soubrette è stata eliminata dal reality show giovedì scorso, e al suo ingresso in studio ha baciato ed abbracciato Alfonso, Marco Bellavia e le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Alcuni spettatori temono che questi contatti stretti potrebbero compromettere la permanenza di qualche protagonista del cast alla diretta di stasera. Ma per il momento non sono trapelate indiscrezioni in merito. Salvo colpi di scena, dunque, Signorini dovrebbe essere regolarmente al timone di una puntata del GF VIP complicata. La prima da quando è scoppiata la pandemia in cui alcuni vipponi hanno contratto il Covid pur vivendo isolati a Cinecittà.